Quindi partiamo col primo, alla posizione numero 5 della sua top 5, giusto? Sì. Che è l'incontro a 3 di WrestleMania 32, Direi almeno giusto? 32, sì. Allora, questo ero indeciso se al quinto posto metterci questo o il main event di WrestleMania 37, quello con Bianca Belair. Però alla fine ho deciso per puntare di scegliere questo perché quello di WrestleMania 37 ha una storia che porta al match veramente brutta. Veramente brutta. Mentre questo ha una storia semplicissima, però che per quanto semplice e anche abbastanza banale, è molto più, cioè è migliore. Quindi quello è stato escluso per quello, anche se dal mio punto di vista sono due match molto simili, cioè sono abbastanza simili. Allora, la storia che porta a questo match è praticamente questa. A Royal Rumble Charlotte batte Becky. Dopo il match arriva Sasha che prima attacca Becky e poi attacca Charlotte, beccandosi un'ovazione pazzesca e fa capire che a WrestleMania vorrà combattere per quello che è il titolo delle Divas. Successivamente, Sasha abbandona il team Bad che formava con Naomi e Tamina, comincia dopo una breve faida con le sue ex compagne, aiutata da Becky Lynch, che vince. Sasha e Becky si affrontano in un match per decretare la prima sfidante per WrestleMania, che termina con un doppio schieramento. Nella puntata successiva a SmackDown si affrontano in un altro match, in una rivincita che viene interrotta da Charlotte che picchia entrambe, e cioè, per fare in modo di non avere sfidanti per WrestleMania, ma in un'intervista Renee Young le annuncia che la dirigenza invece ha deciso che affronterà Becky e Sasha in un triple threat. Allora io lo metto tra i migliori, anche perché secondo me questo è un match dal coefficiente di difficoltà altissimo, e che l'ottima riuscita della contesa, che per molti è stato uno dei match più importanti dei. Cioè, uno dei match più belli di quell'edizione di WrestleMania, e dalla riuscita di questa contesa dipendeva gran parte della rivoluzione femminile. Perché sostanzialmente questo è il primo match dopo tanti anni al quale alle donne veniva concesso molto spazio. L'avessero fallito, probabilmente avrebbe probabilmente decretato, non dico la fine di questa Women Revolution, ma sarebbe stato una brusca frenata. Cioè, il match riesce ottimo, ha un finale in cui vince Charlotte sottomettendo Becky con Ric Flair che blocca Sasha impedendole di interrompere la figure eight. Poi Sasha verrà parcheggiata per un po' negli show minori e ritornerà a giugno per cominciare quella lunga faida con Charlotte Flair. Cioè, ora, molti dicono che questo match lo doveva vincere Sasha. Io sono d'accordo perché quando entra in questo match, entra accompagnata da Snoop Dogg con il gear che è ispirato al costume di Eddie Guerrero, che è il suo idolo, che ha indossato a No Way Out 2004 quando batté Brock Lesnar vincendo il titolo da WWE. Però se uno guarda la storia per come l'hanno costruita, cioè era stata costruita per far vincere Charlotte, e quindi farla vincere sarebbe stato un qualcosa di shock, però non sarebbe stato coerente con la storia che WWE ha raccontato. Cioè, comunque è stato comunque un match storico, perché durante questa contesa il titolo delle Divas è stato ritirato ed è stato sostituito con quello che oggi è il titolo femminile di Raw, anche se all'epoca lo chiamavano solo titolo femminile perché non c'era ancora la divisione dei brand. E in quel match, e prima di quel match, nel kick-off, Stephanie annuncia che viene abolito il termine Divas, che nel
che negli ultimi tempi, che nei tempi precedenti aveva avuto una connotazione negativa e che le donne da lì in poi sarebbero state chiamate superstar come gli uomini. Quindi questo è un match spartiacque, è un match storico, oltre ad essere un ottimo match, per questo lo metto, rientra nella mia top 5. Aggiungerei anche, finalmente hanno cavato quella cintura lì farfallosa, diciamo, Sì, per dare. diciamo che a parte che Sasha ha sempre detto che l'ha sempre odiata quella cintura, però a me non è che facesse proprio, fosse proprio così brutta, perché poi non è che i due titoli che femminili che ci sono adesso siano proprio dei capolavori, Però in effetti c'è il periodo delle Divas, c'è il periodo che va dal ritiro di Trish Stratus fino al 2015, c'è un periodo in cui WWE passa al PG. Quindi spariscono i bro in panties match, spariscono tutti, diciamo, i siparietti sexy e vengono sostituiti da dei match dove non, cioè, da delle, fatti da delle modelle a cui veniva praticamente vietato di fare tantissime cose e che, togliendo anche il sex appeal, diventavano la pausa bagno. E quindi purtroppo, quindi il dover togliere le divas, il termine divas e quel titolo purtroppo rappresenta quello. Anche se poi ha avuto delle buone lottatrici come anche Michelle McCool, Beth Phoenix, Mickie James hanno avuto questo titolo, quindi, però purtroppo ha questa connotazione negativa. Quindi secondo me ha fatto bene poi a toglierlo e a sostituirlo del tutto. Sì, vorrei anche prendere una domanda che è stata fatta, che era più bella, adesso ho perso chi Sì? l'ha detto, che era secondo lui più bella la cintura Women's, quella che vinse, quella ai tempi di Tristratus, per capirci, che quella che c'è adesso con la W gigante. E anch'io mi trovo molto d'accordo su questo. Per te non sarebbe stato meglio reintrodurre quel titolo piuttosto che uno nuovo anonimo, diciamo, cioè alla fine è una W rossa come quelli massimi, una W blu. Sì, appunto, però secondo me l'hanno fatto apposta per farti vedere che il titolo femminile è maschile, cioè il titolo massimo maschile e femminile sono sullo stesso piano, cioè sono stati messi sullo stesso piano. Reintrodurre quello là, anche se quell'altra è una cintura molto bella, aveva un bel design, però era diverso. In questo modo ci sono tutti uguali, quindi cioè c'è una sorta di parità anche lì, cambia solo il colore. Sì. Beh, diciamo che quella W lì oramai è diventato il simbolo di Simbol. tutte le Sì. cinture. Sì, ci salvano per il momento quelli di coppia. Bene, direi di andare alla posizione numero 4, visto che anche la Sì. chat è d'accordo con quello che ha detto lei, Doc. E Ok. la posizione numero 4, lei ha messo questo incontro qui. Allora, questo è, allora magari perché dalla grafica non si capisce, è il False Count Anywhere Match del fine novembre, 26 novembre, della puntata di Raw del 26 novembre 2016, quello dove, che si, match che si svolge a Charlotte, North Carolina, e che è uno degli ultimi capitoli della rivalità appunto tra Sasha e Charlotte. La storia che c'è dietro è che Sasha perde a sorpresa il titolo nell'Hell in a Cell contro Charlotte in casa sua a Boston. Dopo le Survivor Series, nella puntata di Raw successiva alle Survivor Series, sfida Charlotte attivando la clausola che all'epoca c'era in cui l'ex campionessa aveva diritto a una rivincita immediata. Charlotte si rifiuta di darle la rivincita immediata e dice ti batterò. Ma me la concede la settimana successiva per dirti: arriverò a batterti in casa mia, nella mia città. Il match comincia e finisce all'inizio per doppio count out, solo che Charlotte è tutta contenta perché ha mantenuto la cintura, ma arriva il general manager Mick Foley che dice che il match sarebbe ripartito come il main event della serata e sarebbe stato un false count anywhere match. C'è un match dove gli schieramenti valgono per tutta l'arena. E
prima della contesa, Sasha dice che dedicherà la vittoria a Ric Flair, il padre di Charlotte, con il quale la regina aveva avuto dei battibecchi nei mesi successivi, cioè nei mesi precedenti a questo match, quando l'aveva scaricato come manager e accompagnatore, e poi sostituito con la sua pupilla Dana Brooke. Allora, il match viene messo in questa. Lo metto tra i miei preferiti perché è, secondo me, il miglior, se non uno dei migliori match a stipulazione speciale di quelli hardcore disputati dalle donne. Perché, a differenza di quello che spesso si vede nei match femminili, non c'è un abuso degli oggetti fine a se stesso, anzi, l'unica arma che viene utilizzata è un candlestick, e che viene utilizzata sapientemente. Ci sono degli spot pazzeschi come il moonsault di Charlotte dal tavolo dei telecronisti, che non era posizionato come oggi a bordo ring, ma che era sulla rampa d'ingresso. All'inizio era sulla rampa d'ingresso, e quindi lo fa e c'è un enorme buco. Cioè, è un match che anche dal punto di vista tecnico brutale e estremamente spettacolare, e che si conclude con la vittoria di Sasha, con la bank statement su quella che è, diciamo, la passerella, cioè sulle scale, sostanzialmente, sì, quella che chiude con la bank statement tra il pubblico. Cioè, a me, cioè, questo match è sempre piaciuto, secondo me è uno dei migliori match femminili televisivi, quelli trasmessi, cioè quelli trasmessi non nei pay-per-view barra premium live event. Appunto, vince Sasha e la puntata termina con Sasha che trionfa. E che arriva, e poi arriva Ric Flair che l'abbraccia e le solleva la mano, cioè quindi ottiene il boato e l'approvazione, con anche una sorta di stampo di Ric Flair, che nella città natale, in Flair Country, incorona Sasha. Ecco, questo tra l'altro è, secondo Charlotte, in varie interviste, la stessa Flair ha detto che è uno dei suoi migliori match. Lo cita insieme a quello e Last Woman Standing di Evolution con Becky. Secondo lei sono le sue due migliori performance, e non posso che performance, e non posso che concordare. Cioè, inoltre, io, ecco, su questa affermazione, a me lascia sempre un po', cioè, mi lascia sempre un po' stupito, perché io, che guardo molto alle vittorie e alle sconfitte, è strano che Charlotte, che è una delle più vinte, che è una delle più titolate in assoluto, dice che, cioè, parla dei suoi migliori match, quelli che sono due delle sconfitte più nette della sua carriera. E a me questo lascia sempre un po' così disastro. Tra l'altro, visto che abbiamo parlato di Ric Flair, cioè, su Ric Flair, cioè, da quello che ho capito, è stato proprio Ric Flair a coniare il termine, a chiamare Becky, Charlotte, Bailey e Sasha, le Four Horsewomen, nel backstage di NXT, o comunque a permettere loro di usare questo termine. I Four Horsemen sono la stable famosa creata da Ric Flair addirittura negli anni '80. Credo che già esistessero la prima incarnazione, prima che Charlotte addirittura nascesse. Non vorrei dire una cavolata, ma sono. E poi, inoltre, vabbè, Charlotte ha sempre parlato bene di Sasha, anche nelle interviste recenti, dove parla del workout e la definisce la sua Ricky Steamboat. E sappiamo benissimo che per un Flair Steamboat è il top, perché Steamboat contro Flair è sinonimo di eccellenza. Quindi, e che quindi la metto in questa, visto il match, che la spettacolarità del match va al quarto posto. Tra l'altro aggiungo che fu nel main event questo incontro Sì, full main event. e fu il primo main event in una puntata di Raw dopo ai tempi di Trish Stratus contro Lita. No, qua ti devo un attimo correggere. Fu l'altro match, il secondo, quando vinse a Los Angeles la seconda volta che ha battuto Charlotte. Quello fu il primo main event prima di Hell in a Cell. Sì. Perché c'è, allora, Sasha vince, batte Charlotte per la prima volta nella puntata di Raw, quella dove avviene la brand extension, la divisione Raw e SmackDown nel 2016. Perde a SummerSlam,
rivince in una puntata di Raw a Los Angeles, che è il main event, perde il titolo ad Hell in a Cell, lo rivince in questo False Count Anywhere e poi lo perde definitivamente nel Iron Man match di Roadblock a dicembre. E quindi sono due main event, più il main event, più l'Hell in a Cell match, che è stato il primo main event tutto femminile della storia in un pay-per-view. Ah, ok, allora chiedo scusa, mi cospargo il capo di cenere e chiedo scusa. No, ma è facile confondere, ne hanno fatti tantissimi in poco tempo. Tra l'altro, se non lo sa lei, chi altro lo deve sapere di Sasha? Volevo invitare la chat, che se avevano delle domande su questi incontri specifici che il Doc sta analizzando, di non essere timidi, di farli, che magari ci sono dei retroscena che il Doc non ci dice, ma magari con una domanda li tira fuori, ecco. Comunque, per parere mio personale, io questo l'avrei messo al secondo posto di quello che lei ha scelto. E non avrei messo proprio dentro il match di WrestleMania. Però è perché io, e chiedo già scusa adesso, non seguo NXT. Ah, ok. Quindi probabilmente anche per quello. Direi di andare alla posizione numero 3, visto che anche la chat la vedo abbastanza concorde. Anzi, ti faccio subito una domanda opposta. Secondo lei, qual è il peggiore di Sasha, prima di passare alla posizione numero 3? Allora, il peggiore, tralasciando alcuni di Raw, quelli che durano poco, cioè quei classici match filler di Raw, che quelli facciamo non in un pay-per-view. Il peggior match in un pay-per-view è quello con Alexa Bliss a SummerSlam 2017, dove vince il titolo. Quello è proprio, cioè, quello è da punto di vista tecnico è proprio brutto. Ed è strano, perché gli altri due match titolati con Alexa nel 2017, quello di Great Balls of Fire e quello di Great Balls of Fire e quello poi a Raw dove perde il titolo, sono comunque buoni. Quello è riuscito male, ma perché secondo me hanno provato a fare il match stile NXT, quello a ritmo veloce con tante mosse, e Alexa Bliss i match non li sa fare. Non è in grado di tenere quei ritmi, e sono andate fuori fase. Poi il pubblico di Brooklyn, che ricordiamolo era quello che giocava col pallone da spiaggia e poi Cesaro glielo va a bucare cioè sicuramente un pubblico abbastanza disinteressato che si fa un po' i fatti suoi, sicuramente non ha aiutato a migliorare la contesa, però quello è veramente brutto. E poi, anche se a sorpresa, è l'Hell in a Cell con Becky Lynch, quello del 2019, che quello, se lo guardiamo dal punto di vista tecnico, cioè, e analizziamo spot per spot, dici, è un capolavoro esecuzione di mossa hardcore. Però, se tu vai a guardare gli spot, è uno spot fest fatto a caso. Cioè, tu potresti prendere, a parte il finale, che ovviamente quello lì deve essere il finale, cioè, che appunto doveva essere il finale, tu puoi prendere le altre mosse e scambiarle di posizione durante il match, secondo me non cambia niente. E difatti abbiamo i telecronisti, che pure c'è Vic Joseph, che adesso commenta NXT, che quindi è abituato a commentare gli spot fest, in difficoltà, in grosse difficoltà, e anche il pubblico che a un certo punto non sa cosa, cioè è in difficoltà a tifare, cioè, ed è strano perché hai due delle più popolari. Certo, poi quel famoso pay per view viene ricordato per un altro match che è meglio, ecco lì dove Vince, chissà che cosa pensava quando ha voluto a tutti i costi fare quel match tra il Fiend e Seth Rollins. Però anche quello, secondo me, so che da tutti viene incensato, ma a me quella linea Cell, cioè quello con Charlotte, nonostante la sconfitta, e nonostante ancora oggi rivedere la sconfitta rimango, dico no, non è possibile che abbia perso quel match, comunque è coerente con la storia, perché la linea Cell con Charlotte si basa con Sasha che viene infortunata alla schiena all'inizio,
e poi perde perché cerca di fare la powerbomb e la schiena cede perché Charlotte ha lavorato su, tutto il tempo sulla schiena. Quell'altro un è un insieme di mosse senza senso. Quindi quelli sono in pay per view quelli che secondo me sono riusciti peggio. Poi ho visto anche Royal Rumble 2022, ma quello non è un match, cioè non ha fatto niente. Quello è un errore di booking, quello non ha fatto niente. Quello non è mai esistito. No, purtroppo è esistito, ma... Io invece avrei detto, come ha suggerito qualcuno, quello a Crown Jewel insieme a Bianca e a Becky. No, a me quello di Crown Jewel a me è piaciuto. Allora io ti dico la verità, la scena di Becky, non c'entra niente Sasha, la scena di Becky che prova a sottomettere tutti e due assieme, penso che sia una delle cose più brutte mai provate. Però sì, vabbè, questo è un altro discorso. Direi di andare avanti con la posizione numero 3, che lei, dottore, ha messo questo incontro qui. Allora, di NXT TakeOver Unstoppable, che io non so come mai, mi ricordo sempre come Unbreakable, però è Unstoppable. Cioè, a me viene in mente, forse perché c'era Samoa Joe, quello dove debutta Samoa Joe, che se non sbaglio aveva fatto un match in TNA pazzesco con Styles e Daniels in un pay per view che si chiama Unbreakable, forse per quello che mi confondo. Però questo è uno dei match in assoluto, cioè forse il match più tecnico disputato da Sasha, il miglior match dal punto di vista tecnico disputato da Sasha Banks, e anche per curiosità credo il match in cui Becky Lynch debutta con la capigliatura arancione, famosa arancione. Questo ha una storia che nasce con Sasha e Becky che erano alleate e lo sono fino al takeover precedente, che dove c'è il Fatal 4 Way tra le Horsewomen, dove Sasha vince il titolo. Ovviamente essendo un Fatal 4 e sono tutte contro tutte, cercano di schienare contemporaneamente, credo, Bayley, e allora è da lì l'alleanza va in frantumi. Becky diventa number one contender battendo Charlotte e Bayley in un triple threat che termina con Charlotte che fa la figure eight su Bayley e Becky che schiena Bayley prima che questa possa cedere. E il match, come ho detto, è super tecnico, con un sacco di prese, di controprese, termina con Sasha che fa una specie di armbar dal paletto e poi chiude Becky nella bank statement. Però al termine del match Becky Lynch, cioè Sasha vince, ma Becky Lynch si becca una standing ovation pazzesca anche lei per l'enorme prestazione. Qua siamo nel maggio 2015 ed è stato uno di quei match, vedere questo takeover è stato che mi fa dire, questa inteso come Sasha è tra le migliori performer in assoluto che abbia mai visto, anche perché vedere le donne che facevano prestazioni di questo tipo con match lunghi e tecnici in WWE per me era una novità assoluta, perché sì, anche i match, cioè c'erano stati qualcosa anche in precedenza, ma a questi livelli, e vedere un pubblico, quello della Full Sail Arena infuocato che fa il tifo, cioè in pratica non c'era differenza con i match maschili. Anche nei match di Trish Stratus, nel main roster, o di Lita, Trish contro Lita, comunque il pubblico non era così coinvolto come in questi come in queste sfide. E quindi mi fa dire, questa è un fenomeno, è proprio sopra ogni, cioè sta quasi all'epoca, al periodo di questo match, sta quasi sopra tutti. Ecco. Un'altra, ecco, piccola curiosità, io sto match la prima volta l'ho visto in pausa pranzo, in farmacia, in pausa pranzo, sul coso, perché all'epoca avevo l'ho visto lì la prima volta.
Tanto era proprio una delle prime volte che ero abbonato al network, quindi è stato proprio uno dei primi show che ho visto sul network. Ecco, poi su questo cioè, non c'è molto altro da aggiungere. Volevo dire, scusate, ma avevo il microfono chiuso. Non è che c'era poca attesa per questo incontro qui, perché io mi ricordo anche gli altri che vedremo più avanti, che c'era molto hype dietro. Per questo non me ne ricordo. Può essere anche che sia risultato così bello perché le aspettative non erano poi così alte. Beh, diciamo che, allora, diciamo che era proprio il periodo in cui si cominciava a parlare di rivoluzione femminile, in cui le horse women cominciavano, perché cioè, un po' diciamo che la rivoluzione femminile comincia quando cominciano a fare gli speciali, prima col match tra Paige e Emma, poi col match tra Charlotte e Natalia, dove viene riassegnato il titolo femminile. E poi successivamente con i vari match. Qua già si comincia a, cioè si comincia a parlare seriamente di rivoluzione della rivoluzione, perché c'era stato un match in un live event di NXT nel weekend di WrestleMania a San Jose tra Sasha e Charlotte, un match in un live event che ha preso 4 stelle da Meltzer, che è raro che dia 4 stelle ad un match poi di un live event, poi WWE, figuriamoci. E si dice che a quel match nel weekend di WrestleMania abbia assistito Vince, e che sia stato quel match una delle motivi che poi l'ha portato ad approvare la rivoluzione femminile nel main roster. Proprio per il coinvolgimento, questo lo dico io, più che per il match in sé, credo proprio per il coinvolgimento del pubblico. E qua si comincia però a vedere l'hype, perché tra gli spettatori c'è anche Stephanie McMahon, che intervistata nel pre-show dice che era lì proprio per vedere questa sfida. Stephanie McMahon, come saprete, che poi è diventata l'alfiere di questa rivoluzione. C'è un po', cioè, si spaccia un po' lei come l'artefice di questa cosa. Quindi sì, c'era Comunque, forse meno hype rispetto ad altri, però già un po' ce n'era. immaginatevi mo queste due ragazze che sanno che verranno giudicate praticamente per questo incontro, come si dovevano sentire e creare comunque un incontro spettacolare. Cioè, se Meltzer ha dato 4 stelle su 5 a quell'epoca lì è quasi come se ne avesse date 10 di stelle su 5 per me. E quindi va fatto, secondo me, anche un complimento in più a queste ragazze, che sotto una grande pressione, perché sai che c'è Stephanie, sai che c'è Vince, sono comunque riuscite a fare un incontro ottimo. Concordi anche te su questo Sì. pensiero? Sì. Sì, Bene, allora direi di passare alla tua posizione numero 2. Sei allora, d'accordo? sì. Allora, alla posizione numero 2 c'è un match Sorprendentemente, aggiungerei. con Asuka a Extreme Rules, o meglio The Horror Show at Extreme Rules, come lo chiamarono all'epoca, così siamo contenti. Allora, questo al secondo posto, perché cioè io poi, dopo essere diventato un fan di Sasha, ho cominciato a guardare in generale di più il wrestling femminile, e mi sono appassionato al wrestling femminile giapponese. E questo incontro è il più giapponese dei match femminili mai proposti in WWE. Cioè, perché le wrestler giapponesi che vengono in WWE, oltre alla lingua, hanno il problema del. Hanno il, hanno il problema di doversi trattenere, perché in America non sono abituate a prendere con frequenza determinati bump, determinati colpi, e in questo match, cioè, Sasha si becca due German suplex, cioè da Giappone, dove lì nei German suplex sembra quasi una regola
cioè ti becchi i German suplex vanno sul collo, cioè c'è una powerbomb contro la balaustra di Sasha su Asuka, e secondo me questo è proprio un match lungo, cioè è un match che se lo fa in Stardom, tolto il finale, non noti, cioè dici è un match giapponese, almeno secondo me. Quindi per questo va così in alto. Poi è nella storia, è una parte delle Golden Role Models, della storia delle Golden Role Models, che per me è la miglior storia che WWE ha raccontato negli ultimi da diversi anni a questa parte. E quindi io, cioè, per me rimane in alto. Il finale a me è piaciuto perché è coerente anzi, l'ho adorato perché è coerente con tutta la storia, perché la storia ti dice che Bailey, cioè, che Sasha aiuta sempre Bailey a mantenere il titolo, anche sempre nello stesso pay per view. In quel caso, contro Nikki Cross, Sasha passa a Bailey l'anello con la scritta Boss, che Bailey usa come tirapugni per battere Nikki. Mentre qua, quando poi Bailey deve ricambiare il favore, fa una pasticciata, diciamo. Perché sostanzialmente, cioè, togliendo la maglietta e diventando lei l'arbitro, sapeva che, non che, non, che la vittoria sarebbe stata annullata. E quindi, cioè, come dire, ti aiuto, ma in realtà ti faccio un danno. Anche se poi non si sapeva, non poteva sapere come sarebbe andato a finire, e anche se poi probabilmente tecnicamente, quando Asuka prima colpisce l'arbitro con la Green Mist, in teoria doveva finire per squalifica, ma questo non lo sappiamo. Però a me questo match è piaciuto tantissimo, è uno di quelli che riguardo sempre con piacere. Tra l'altro, in una delle curiosità, durante questo match, verso il finale, Bailey rompe la parrucca di Sasha, e infatti si vede alla fine, dopo proprio alla fine del match, Bailey che a un certo punto le mette le mani in testa e cerca di sistemargliela, perché gli ha dato uno strattone e gliela rotta. E questo lo racconterà poi in alcune interviste, e appunto c'è questa cosa abbastanza divertente da aggiungere. Però a me questo match con Asuka è piaciuto tantissimo. E anche il finale è proprio, cioè, per questo secondo me sta proprio al secondo posto. Perché, cioè, a me piacerebbe vedere le due, o comunque Sasha in Giappone con lo stile giapponese, dove secondo me potrebbe fare match di qualità elevatissima, visto la sua anche, diciamo, preparazione più internazionale rispetto alle altre. E allora le lancio una piccola provocazione, Doc. Non era meglio, secondo lei, l'incontro delle Survivor Series proprio tra questi due qui? Intanto, scusami, ringrazio Bear Dog che ha rinnovato l'abbonamento per il terzo mese. Grazie mille. E allora dicevo, Allora, non era meglio quell'incontro lì delle Survivor Series, Asuka contro Sasha? beh, quello però cioè, è un po'. Allora, innanzitutto un match fatto così che non ha, diciamo, nessuna, cioè, con niente in palio, niente di che. Quindi, cioè, poi sì, dal punto di vista, cioè, iniziale parte in un certo modo, poi però finisce con un roll-up. Cioè, è un match che dovrebbe essere un match sportivo, cioè in cui ci sono in palio, in cui poi c'è una vincitrice che è pulita, è una vittoria pulita, però non è netta. Cioè, il finale con il roll-up a me abbassa molto il giudizio su quel match. Ah, invece, paradossalmente, è la parte che ho gradito di più perché comunque non è stata una vittoria netta, quindi dava spazio anche per magari uno scenario futuro, ecco. Mentre quel finale lì a Extreme Rules è proprio diciamo una cavolata pazzesca, ecco. Per non dire di peggio. E per No, me è un beh, finale. No, 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 sono. non lo dico, a me è piaciuto anche perché è molto stile Era Attitude, cioè molto, cioè, stile di storia, che poi una volta che hai visto questo match, cioè l'hype per vediamo a Raw che cosa succede è elevatissimo, piuttosto che
anche se lì un po' poi mi aveva deluso, perché io mi aspettavo un'Asuka molto più arrabbiata, molto più cattiva, tipo mi ha rubato il titolo e va là e pesta tutti, invece la cosa è stata un po' troppo edulcorata forse, ma sono finiti forse certi tempi in cui il face non può farsi vedere troppo, cioè, stile Stone Cold, ecco, sono finiti quei tempi. Ma appunto perché non era più l'era Attitude, che una cosa così non è un, mi è sembrato un po' come rivedere, come è stato di recente rivedere la DX adesso nell'ultima puntata di Raw, e un finale così in stile Attitude non è, ha fatto perdere tutto quello che era secondo me l'incontro, ecco. Mentre per me è stato molto più bello quello delle Survivor Series, perché poteva aprire magari ad altri scenari. Poi non ci hanno fatto niente alla fine e lasciamo stare. Però veramente questa posizione qui alla numero 2 mi ha sorpreso molto, perché pensavo che tu l'avresti bocciato come... cioè, ah, l'avresti proprio no. Bocciato, ecco. Direi di andare alle due prime posizioni a pari merito. Quale vuoi scegliere per primo? Allora, andiamo in ordine, vado in ordine cronologico, e quindi ovviamente al primo posto non può che non esserci Takeover Brooklyn, perché quello è il match, cioè è il match che ha fatto, cioè è il match migliore, cioè il match femminile migliore mai disputato in WWE, probabilmente di sempre. È un match che racconta una storia perfetta, è un match dove c'è Austin, c'è con entrambe elogia il lavoro, dove Bayley fa la face perfetta, che l'underdog che subisce, quella che non doveva essere lì, quella che è troppo buona per diventare campionessa, e Sasha l'ha spietata con Bayley che torna da un infortunio alla mano, e lei che continua a picchiarle, cioè a colpirla sulla mano. C'è la Banks, cioè, ci sono mosse, e questo è il match che io ho visto, che sapevo che, cioè, era, il risultato era scontato, perché Sasha era già stata promossa nel main roster, quindi si sapeva che avrebbe dovuto perdere il titolo. Vedendo i takeover precedenti, sapevo che sarebbe stato un grande match, ma non potevo neanche minimamente immaginare che sarebbe stato così bello. Cioè, dopo quel match io ho detto, Sasha Banks è pound for pound la migliore oggi in circolazione, e da lì questa convinzione non è mai scesa, cioè non è mai cambiata. Tra l'altro ci sono un sacco di curiosità legate a questo match, perché a questo match sono presenti sia la mamma di Sasha che la mamma di Bayley, cioè, e Bayley racconta e quella è un po' la, cioè, che assistono al match. Ci hanno fatto uno speciale che riguarda Takeover Brooklyn, e uno speciale completamente dedicato a questo match, dove praticamente loro raccontano che questo match è stato preparato un'ora prima dell'inizio dell'evento, perché in parte Sasha era impegnata nella promozione di SummerSlam e doveva fare un media di promozione, in parte perché volevano tenere segreto questo match, perché fondamentalmente era ancora all'epoca in cui se le donne provavano i match davanti a tutti, poi c'erano alcuni colleghi uomini che andavano dai dirigenti a lamentarsi, a dire non dovete fare, cioè, a lamentarsi e sostanzialmente a cercare di convincerli a non far fare alle donne certe sfide. E questo è un po' quindi lo tenevano nascosto, un match preparato, cioè in un'ora, che dimostra la chimica che esiste tra le due, che appunto sono grandissime amiche nella vita reale, e questo secondo me si vede, cioè la chimica tra le due nei match, visto che ogni volta che si sfidano sono match a loro modo storici. Inoltre
Cioè, in questo match, cioè, nello special che si vede, cioè, che si vede che hanno fatto sul WWE Network, su TakeOver Brooklyn, cioè, si vede Seth Rollins che alla fine del match è commosso. Cioè, Seth Rollins, che è uno dei lottatori tecnici migliori di questo periodo, che è commosso dalla qualità. Austin ne parla in maniera... ha un'opinione altissima di questo match ma anche di tutte e quattro le Horsewomen. Il finale poi con tutte e quattro che si abbracciano è da pelle d'oca, è il pubblico di Brooklyn, perché TakeOver Brooklyn è il primo takeover che fanno fuori dalla Full Sail Arena, fuori da Orlando. E diceva Triple H sempre in questa intervista che loro si aspettavano 3.000-4.000 persone, invece vanno in 15.000, e che sono con un pubblico rumorosissimo per tutto il match. Un pubblico infuocato per tutto il match. E Sasha ricorda nello speciale di questo match, di come prima il pubblico con i match femminili diceva, cioè, andava a prendere i popcorn, gridava We want puppies, era distratto con TakeOver Brooklyn, cioè, rimane incollato. Questo è il match che ha spinto Indi Hartwell, una lottatrice di NXT, a diventare una lottatrice, e che ha anche ispirato Cora Jade, Roxanne Perez, cioè tantissime ragazze che poi oggi sono anche ad NXT, hanno visto questo match, ed è un punto fondamentale della storia della WWE. Quindi non poteva essere al primo, cioè, che essere al primo posto di questa classifica. Tra l'altro, nella loro, diciamo, linearità morale giusta, cioè Sasha cattiva e Bayley buona, quindi riescono a rendere, secondo me, è la loro giusta linearità, ecco. Sasha deve essere cattiva e Bayley con quel personaggio lì doveva essere buona. Quindi è riuscito anche bene questo incastro di allineamento morale, diciamo. Volevo chiederti come mai questo incontro qui per te, come hai detto, ha segnato una svolta e non invece quello che abbiamo visto prima, il precedente con Becky. Perché questo è stato fatto in un'arena WWE, cioè a Brooklyn, nello stesso palazzetto di SummerSlam. Là, tutto quello che era stato fatto all'NXT prima di TakeOver Brooklyn è sempre stato fatto alla Full Sail Arena, cioè in un ambiente dove i fan sono poche centinaia e poi sono spesso sempre gli stessi. Anche adesso, chi va a vedere NXT, cioè, è un pubblico che si iscrive guardando, cioè, su Facebook, che deve andare sulla pagina Facebook e si registra, e poi può entrare al Performance Center. Adesso non so bene come funzionasse alla Full Sail Arena, probabilmente si vendevano i biglietti, ma spesso i fan erano sempre gli stessi, poi erano pochi. E poi, come abbiamo visto, il pubblico di NXT è un po' un pubblico particolare e non è esattamente un pubblico, cioè, simile a quello del main roster. Qui è un pubblico che compra il biglietto, cioè, e molti sono anche fan cioè, poi magari poi sono andati a vedere SummerSlam il giorno dopo. E quindi è un pubblico più grande, e non ci si aspettava che davanti a 15.000 spettatori anche il match femminile avrebbe avuto successo. Quello non si poteva calcolare, mentre là era nella Full Sail Arena. Certo, l'evento più importante di una puntata settimanale di NXT, però il pubblico più o meno poteva essere lo stesso. Qua era un pubblico che era l'incognita e che invece reagisce in maniera pazzesca. Tra l'altro, tutto questo takeover è un evento pazzesco, con Jushin Thunder Liger dal Giappone, il ladder match tra Balor e Owens. Cioè, questo forse è il primo takeover che poi, se vogliamo, ha un po' portato alla deriva che ha trasformato poi NXT nella sagra che ha portato Triple H a riempire NXT di gente proveniente dalle indies, proprio per avere questa tipologia di match. Ah, ok. Allora, spiegata così sono d'accordo con te.
Rispondo velocemente alla domanda di Sean. Sì, di Charlotte ne abbiamo già parlato. E il Doc l'ha messa alla posizione numero 4, la rivalità contro Sasha. E direi di passare quindi all'altro pari merito, che è anche questo qui, a parer mio, un po' a sorpresa, che è questo. Questo non poteva non essere al numero uno, perché dal punto di vista emotivo, mio personale, è il match che maggiormente ho sentito, cioè più di tutti, anche perché io non ho visto, cioè non ho mai visto Bret contro Owen di WrestleMania 10 dal vivo, perché all'epoca, perché nel 94 non facevano vedere i pay-per-view. Ho visto The Rock contro Hulk Hogan, che questi sono i miei match preferiti tra i di sempre, con 2 settimane di ritardo, perché all'epoca i pay per view andavano con 15 giorni di ritardo in Italia su stream, e sapendo già il risultato, anche se mi sono divertito a vedere quei match, questo ha avuto una tensione emotiva impareggiabile. Poi a me il match piace tantissimo, perché ha un sacco di spot innovativi. C'è l'uso del tavolo, che non provano a romperlo, visto che le donne fanno sempre fatica a rompere i tavoli, perché probabilmente non hanno abbastanza chi per farlo, secondo me. E quando cercano di rompere il tavolo, qua non usano il tavolo, usa il tavolo come trampolino per una meteora. Cioè, e poi qua racconta la storia dell'amicizia tradita, cioè di Bailey che tradisce Sasha perché pensa di essere. Cioè, che l'avrebbe tradita lei, è il culmine della storia, e poi questo è l'unico match veramente importante in cui è stata veramente, cioè, veramente presentata come star, in cui lei, cioè, non ha mandato, non è stata lei a mandare over le altre, ma è lei che, cioè, Mai Bailey che ha mandato over lei, aiutando. È l'unica volta che probabilmente Vince le ha permesso di dimostrare davvero tutto quello che sa fare, e questo è il migliore. Poi dal finale, con la bank statement, nella sedia, con lei che picchia la sedia per aumentare la potenza della presa, ma anche con il promo precedente alla firma del contratto, quando dice: "Io sono Sasha Banks, il mio nome vale più del tuo titolo". Cioè, per una volta. Ecco, per una volta, ecco, arriva, cioè, per una volta, ecco, sembrava che era la volta buona, e finalmente aveva la randa main eventer, che poi non avrà mai, perché poi sappiamo bene che Vince come la pensa. Quindi, però, quello è un match, cioè, c'è poco da ridire. Se volendo a trovare il pelo nell'uovo, è che siccome Roman Reigns contro Jey Uso è stato l'open air, questo match doveva essere il main event, ma è proprio voler trovare una critica a tutti i costi. Cioè, a me questo è al primo posto, cioè, proprio per questo motivo. Poi sì, ci sono i candlestick che non si legano, c'è la sedia usata nel finale, che viene sparata fuori dalla cella, e poi Bailey la ritrova magicamente vicino alla porta. Ecco, che dici, bah, però sono tutti minuzie che per me non influiscono. Questo, proprio dal punto di vista, cioè, emotivo, è proprio il match più bello in assoluto. Anche, cioè, da questo punto di vista, non dal punto di vista tecnico, ma da un punto di vista proprio delle emozioni, questo è il migliore di tutti. Cioè, per fare una cosa migliore, deve vincere il main event di WrestleMania, credo battendo Charlotte. Ecco, se battendo Charlotte, allora supera questo, però è difficile trovare un match che migliore di questo. Chissà poi anche se ritornerà Sasha a questo punto. Vedere, bah, magari ne parliamo tra poco. Esatto. No, volevo aggiungere che mi sorprende trovarlo al primo posto perché al primo posto ci avrei messo l'altro, quello di NXT. Il fatto che siano all'interno della gabbia,
così presto, cioè nel senso che appena si sono divisi sono andate subito dentro la gabbia, perché se non ricordo male si erano divise a Payback. Aiutami. Nella puntata di SmackDown successiva. Nella puntata di SmackDown successiva, ok. Poi c'è stato Hell in a Cell. No, giusto? Allora, Bayley infortuna Sasha al collo. Sì, è stata fuori. C'è Clash of the Champions dove ritorna. Fanno un match a SmackDown nella sera del draft dove la infortuna, cioè dove che finisce per squalifica e poi c'è l'Hell in a Cell. E qua purtroppo l'hanno fatto dentro l'Hell in a Cell, perché il pay-per-view successivo era l'Hell in a Cell. Allora, guarda, forse ti devo correggere un attimo, perché a Payback persero i titoli di coppia e dopo litigarono. No, litigarono nella rivincita. Nella rivincita, hai ragione. Hanno la rivincita dove Bayley nell'intervista prima del match dice: beh, perché forse alcuni sono più abituati, sono più adatti a vincere i titoli di coppia e non quelli singoli, una cosa del genere, e lì inizia lo split. Purtroppo è stato fatto subito da Lina Cell perché c'era l'evento. Ecco, questo poi, forse ha rovinato, cioè era meglio partire più soft. Era meglio partire, però purtroppo lì è stato fatto tutto un po' di fretta, perché lì c'era Survivor Series e poi lì c'era di mezzo Survivor Series e non si poteva poi andare fino a dicembre, perché sennò poi passava troppo e diventava e si perdeva il momento. Purtroppo questo è un po' è il classico, cioè è il classico problema di mettere il pay-per-view a tema calendarizzato così. Cioè, anche Roman Reigns contro Jey Uso potevano fare l'Hell in a Cell match senza dentro l'Hell in a Cell e non cambiava niente. Sì. Perché alla fine il finale di quel match è lui che dice I quit con tutta la recita di Roman. La gabbia non era necessaria, diciamo. Però il pay-per-view si chiama Hell in a Cell e devi fare Hell in a Cell. E devi fare Hell in a Cell.